Il carbone bianco, una fiaba scritta dalla classe prima H dell'Istituto Comprensivo Gandiglio di Fano. Coordinamento testo, professoressa Barbara Pezzolesi. Legge, Maurizia Gregori. C'era una volta, vicino all'Alpe della Luna, una famiglia di carbonai, malandata, povera, ma dedita al lavoro. Ne facevano parte due genitori e 7 figli. Si chiamavano il padre Antonio, la madre Emma, i figli erano 6 maschi ed una femmina. I ragazzi si chiamavano Roberto, Giuseppe, Pasquale, Ugo, Arturo, Federico. La femmina si chiamava Bianca. Questa famiglia era formata da grandi lavoratori che non si risparmiavano nell'impegnarsi giorno e notte nel tagliare la legna, preparare cataste e produrre carbone. Ma, nonostante ciò, subivano la concorrenza di altri carbonai. I due genitori decisero quindi di mandare Arturo e Bianca alla ricerca di una foresta nuova dove poter ottenere più carbone e maggiore guadagno, anche perché avevano saputo che si trovava vicino un bosco magico, famoso in particolare per un suo albero gigante e misterioso. Infatti Bianca aveva conosciuto una signora anziana, Ginevra, che le aveva raccontato di questo albero particolare, ma le aveva anche detto che c'era un orco prepotente e pericoloso che lo sorvegliava e che aveva divorato tutti coloro che avevano tentato di avvicinarsi. Ginevra era gobba, si trascinava appoggiandosi ad un bastone. Aveva un naso aquilino con un porro, aveva la pelle ruvida, era cieca, aveva un ciuffo rosso che cadeva sulla fronte e nascondeva in parte delle cicatrici. Forse era una strega, pensò Bianca, ma non si perse di coraggio e decise di farsi raccontare, per filo e per segno, che percorso doveva fare per raggiungere questo luogo. Inoltre, ebbe anche una mappa da decifrare. Andare avanti in direzione di Urbino, la grande corte di Federico, spostarsi verso Mercatale, a pochi chilometri a sud verso ovest, vicino al fiume, troverai un querceto e all'interno, nel mezzo, finalmente l'albero meraviglioso e maestoso, disse la vecchietta. Un bel giorno, al sorgere del sole, Arturo e Bianca si misero in cammino. Arturo era il maggiore dei figli, era abbastanza alto, aveva occhi verdi e capelli biondi, era il più coraggioso, muscoloso e aveva il pizzetto. Bianca era albina, aveva gli occhi azzurri, un fisico slanciato, portava una coroncina di fiori perché amava la natura e, pur essendo una ragazzina di 12 anni, non aveva paura di nulla perché credeva in se stessa e nella natura. Secondo lei nessuno era cattivo veramente fino in fondo, così come la natura. Arturo era abilissimo a decifrare i simboli del percorso. Cammina e cammina, arrivarono alla corte di Urbino. Furono accolti dal duca che, venuto a conoscenza della loro storia, commosso, offrì ad Arturo una corazza magica che era indistruttibile e impenetrabile da ogni lama, perché era stata forgiata da 12 elfi che vivevano all'interno dello studiolo di Federico. Proseguirono dopo essersi alimentati con il pranzo di corte. C'erano maiali arrosto, coniglio in porchetta, uova, pollo e altre delizie con brocche di vino e di acqua e, infine, non poteva mancare un elenco sorprendente di dolci di ogni tipo e misura. Mentre proseguivano per Mercatale, incontrarono un albero maestoso che poteva essere scambiato con quello della loro destinazione. In realtà, più si avvicinavano, più si allontanava. Si resero conto che era un'illusione e che era presente solo nella loro mente. In questo modo, si fecero forza e superarono il primo ostacolo.
Piano piano arrivarono vicino al fiume perché sentirono lo scorrere delle acque che, man mano che si avvicinavano, aumentava. Avevano sete e si fermarono per riposarsi. Il prato era verde, rigoglioso, illuminato dalla luce limpida del sole. L'acqua era trasparente per la sua brillantezza. Si fermarono per bere ed un tratto saltò fuori un pesce. In lontananza sembrava piccolo, ma avvicinandosi a loro si capì che era di dimensioni incredibili. Aveva gli occhi a palla e portava due occhialini e le scaglie color arcobaleno. Pensarono di aver bevuto vino piuttosto che acqua, perché erano davanti a qualcosa di straordinario. Bianca, ad un certo punto, sentì una vocina. Solo lei, Arturo no. «Se vuoi arrivare dove vuoi andare, 100 passi a destra devi fare. Un campo di girasoli dovrai attraversare. Giungerete dunque al querceto meraviglioso, dove è custodito l'albero maestoso», disse questo strano pesce. Correndo, correndo, a più non posso, arrivarono nel campo di girasoli, ma mentre l'attraversarono furono assaliti da una chimera enorme e spaventosa. Bianca fu ferita in un braccio, mentre Arturo riuscì a domare il mostro, tagliandole la testa. Finalmente arrivarono nel querceto e cerca ancora, trovarono finalmente l'albero. Si accorsero che era quello indicato sulla mappa. Era enorme, ma incurvato e inaridito, perché al suo interno viveva l'orco, di cui si sentiva l'assordante ronfare. Bianca si avvicinò intrepida all'albero, toccò la sua corteccia e per magia lei scomparve. L'orco morì e l'albero riprese vita più bello e rigoglioso di prima. Arturo pianse e fu sbalordito, ritornò a casa e condusse la sua famiglia in quel posto. Iniziarono a lavorare e si arricchirono. Ancora oggi i carbonai, quando vanno a produrre il carbone, bruciando il legno di quell'albero, lo chiamano il carbone bianco, in onore della sua protettrice e del suo coraggio.